La memoria fossile è la registrazione del passato, ma esaminando attentamente le informazioni contenute nei fossili, vediamo che non vi sono prove della trasformazione di un animale in un altro, non ci sono forme di transizione. Uno dei miei consulenti si occupa di paleontologia, ha lavorato sulla ripartizione cronologica dei fossili scoprendo che non vi sono forme di transizioni fra le specie, un risultato che la teoria creazionista avrebbe anticipato e anticipò molto prima che si facesse questa ricerca. Dovremmo vedere cani e gatti e anche vedere gani e catti, vederli in fase intermedia. Dovrebbe essere impossibile distinguerli come oggi. Tuttavia, gli evoluzionisti continuano ad affermare che la memoria fossile è ricca di forme di transizione. Ci sono infinite forme di transizione e non è un problema trovarle. Dicono che è falso sostenere che non ci sono forme di transizione. Ce ne sono in abbondanza, più di quanto a volte si sia in grado di gestire. Vi sono di fatto tante forme di transizione fra le specie che si deve spesso far ricorso ad analisi statistiche per separarle una dall'altra. L'affermazione che non vi sono stadi intermedi non è vera. Molti eminenti scienziati si sono contraddetti ammettendo che non sono state trovate forme di transizione e si sono scusati per la mancanza di prove. Il problema delle forme di transizione affligge tutti noi paleontologi. La memoria paleologica è incompleta a causa dell'erosione che ha cancellato molto. Complica poi ulteriormente le cose. La rapidità con cui l'evoluzione procede a brevissimi scatti senza lasciare molte forme di transizione dietro di sé. Passiamo alla sezione di storia naturale del British Museum, dal dottor Colin Patterson, che vi ha scritto un libro sull'evoluzionismo. Ho scritto al dottor Patterson chiedendogli perché non avesse inserito nel suo libro nessuna foto di forma di transizione o di anello di congiunzione. Il dottor Patterson, che nel suo museo ha ben 7 milioni di fossili, nella lettera di risposta dice quanto segue, cito: «Sono completamente d'accordo con le sue osservazioni circa la mancanza, nel mio libro, di un'illustrazione diretta degli stadi evolutivi di transizione. Se ne conoscessi uno, fossile o vivo, lo avrei incluso di certo». Fine della citazione. In seguito disse che avrebbe messo per iscritto che non esiste fossile tale per cui si possa azzardare un'affermazione così fragile. Dai tempi di Darwin, gli evoluzionisti cercano una prova fossile decisiva a conferma della teoria che le forme di vita si sono evolute. Persino Darwin ammise che senza una prova fossile l'evoluzionismo non era che una dissertazione priva di valore scientifico. Grazie alle compagnie petrolifere che hanno scavato pozzi profondi in tutto il mondo, gli evoluzionisti hanno potuto esaminare strati di terreno profondi anche 8 chilometri. Fra milioni di fossili non si è trovato un solo esemplare di transizione. Nel corso degli anni, dunque, le ricerche geologiche e archeologiche non hanno saputo fornire prove che avvalorino le loro affermazioni. Ai tempi di Darwin non v'era alcuna traccia di quello che sarebbe stato chiamato in seguito anello di congiunzione. Solo poco prima della sua morte si scoprì in Baviera un uccello fossile chiamato poi Archaeopteryx, che sembrava essere a tutti gli effetti una via di mezzo tra gli uccelli e i rettili, e fu il trionfo delle idee darwiniane. L'Archaeopteryx, classificato oggi da molti paleontologi come un uccello e non una specie intermedia di uccello rettile, fu il primo dei numerosi trucchi per diffondere l'evoluzionismo. Presupponendo che fosse l'anello di congiunzione fra rettili e uccelli, gli evoluzionisti ne sbagliarono sia la data che l'identificazione. L'Archaeopteryx, presentato come collegamento fra rettili e uccelli, è il miglior esempio di forma di transizione per gli evoluzionisti. Recentemente però è stato ritrovato un altro uccello, secondo loro più vecchio di 75 milioni di anni. L'Archaeopteryx dunque non può essere stato l'antenato degli uccelli. I fautori dell'evoluzionismo non dispongono di alcuna forma di transizione.
Questo tuttavia non li ferma. Prendete qualunque libro sull'argomento e l'Archaeopteryx è ancora presentato come la prova migliore. È infatti un buon esempio di forma di transizione perché riunisce caratteristiche che di solito riteniamo tipiche sia degli uccelli che dei dinosauri. L'Archaeopteryx si colloca proprio nel mezzo e per questo molti di noi tendono a chiamare uccelli rettili. Alla prossima cena del giorno del ringraziamento, noi americani potremo dire che mangiamo dinosauro. Si presume che i rettili abbiano trasformato le loro squame in piume. Una squama non è che una piega della pelle. Come può una piega della pelle sfilacciarsi nell'elaborato disegno di una piuma? Non si è mai trovato nulla di intermedio fra squame e piume. Durante il processo di trasformazione dei rettili in creature alate, un arto usato per camminare o arrampicarsi si deve essere trasformato in un'ala. Non sono mai stati trovati fossili con questa struttura intermedia. Immagino che una tale creatura, prima di sviluppare un'ala, sia stata dotata di un arto con cui non poteva né camminare né volare. L'idea è ridicola. Poiché non esistono testimonianze fossili conformi alle supposizioni degli evoluzionisti, ci si basa su dubbie opere d'arte che vengono presentate come un dato reale. Ingannevoli interpretazioni artistiche rappresentano pesci cui crescono le gambe e che si trasformano in anfibi, creature estinte simili a cervi che si trasformano in cavalli, scimmie che diventano esseri umani. Se per provare un punto della teoria occorre lo scheletro inesistente di un animale di transizione, abili artigiani lo sostituiscono con modelli di plastica e legno. Sono molto preoccupato per il fatto che i nostri musei presentano la teoria dell'evoluzione come se fosse un dato provato. In realtà diffondono informazioni false. Vedete, poiché i musei non dispongono di forme di transizione, le devono inventare dal nulla. Nel 1980 il numero di novembre del Science Digest recava il disegno di una balena con le gambe come ipotetico anello di congiunzione fra balene e mucche, ma la sola prova fossile di questa metamorfosi era un teschio con qualche dente, non un osso di gamba. Miles Eldridge dell'American Museum ha detto che la credulità del pubblico e la propria immaginazione sono gli unici freni all'invenzione di simili storie su cosa si è trasformato in cosa.